adesso per il titolo hardcore Fatal 4 Way, campione del Booker T contro Mankind, Big Show e Batista. Ecco che entra il campione. È riuscito a sopravvivere all'assalto di Mankind nel backstage in quel di SmackDown, ma adesso a Sunday Night Heat deve sopravvivere a altri tre sfidanti, tutti molto blasonati. Ecco che arriva il campione Booker T, 5 volte campione del mondo, 2 volte campione hardcore, e questa è una di quelle. Ex campione intercontinentale, ex campione degli Stati Uniti, ex campione di coppia, ha vinto tutti i titoli che ci sono da vincere, o almeno quasi tutti, perché i titoli mondiali che ha vinto Booker T erano tutti WCW, quindi tecnicamente per la WWE lui non è un Grand Slam Champion, ma per quanto mi riguarda lo è. Ed ecco che entra il suo primo avversario, il rivale vero e proprio in realtà di Booker T, che è Mankind. Mankind ha perso il titolo hardcore contro Booker T in quel di New Year's Revolution e ha cercato fin da allora di riprendersi quello che è suo. Anche lui 3 volte campione del mondo. È una delle facce di Mick Foley, e per quanto non sia considerata la più pericolosa, è comunque quella che ha avuto più successo in WWE. Vari titoli di coppia, fra cui con The Rock, 3 titoli mondiali. È l'unica faccia di Foley ad aver vinto un titolo mondiale. Ed ecco il secondo sfidante, Big Show. Un uomo che fin da quando è esploso nella scena ha avuto un sacco di successo. Al suo primo match in televisione ha vinto il titolo mondiale della WCW. Il campione del mondo più giovane della storia, 23 anni. E adesso entra. Lui ha avuto dei problemi con Batista, che a SmackDown l'ha battuto pulito, però potrebbe rifarsi in questo triple threat per il titolo hardcore. Il titolo hardcore potrebbe riaccendere la faida fra lui e Batista. Ed ecco l'animale Batista, che è in una relazione molto strana con l'Evolution, sembra essersene distanziato e sembra essere sempre più diciamo amato dal pubblico, il più amato dei tre rimanenti dell'Evolution sicuramente. Se Ric Flair rappresenta il passato, Triple H il presente, Batista è il futuro. Prima erano Randy Orton e Batista a rappresentare il futuro, e Randy Orton è stato il primo ad averlo raggiunto, vincendo a 24 anni il titolo mondiale dei pesi massimi, campione più giovane in WWE, ma non in assoluto. Però è evidente che Ric Flair in realtà non vuole che il futuro si manifesti adesso, e per questo ha buttato fuori Randy Orton dall'Evolution e poi gli ha sottratto il titolo mondiale dei pesi massimi. Ma adesso Batista potrebbe usare il titolo hardcore, se lo vincesse, per slanciarsi nella sfera del titolo mondiale e magari andare contro JBL, in modo che l'Evolution abbia un titolo mondiale che Triple H non vuole, o magari proprio contro Eugene per poi passarlo a Triple H. Attenzione, i quattro iniziano le scazzottate, pugni. Oh, attenzione, roll up di Booker T molto furbo, 1, 2, clinch di Batista e Big Show, chop bloccata da Batista. Attenzione, bella swinging neckbreaker da parte dell'animale DDT di Mankind su Booker T, Bulldog su Batista con tanto di leg drop. Attenzione adesso Booker T e Big Show, e dall'altra parte Batista e Mankind. Attenzione, bella mossa al braccio. Attenzione adesso Big Show su Mankind e poi su Booker T. Adesso cerca la spear ma non ci riesce, su Batista. E attenzione Batista con le gomitate.
Intanto Big Show, attenzione, prova la Cyber Slam, ma Russian Leg Sweep. E intanto Batista con la mezza Boston Crab, la mezza Lion Tamer quasi. E attenzione, un'altra leg blocca le gambe, però bloccata. Questo match è un casino, sono in quattro tutti contemporaneamente. Attenzione, backbreaker! Booker T con la backbreaker e anche Batista con la mossa alla gamba di... Oh! Facebuster da parte di Booker T su Batista, con tanto di pugni, arm drag di Mankind su Big Show. Attenzione, tutti e tre questi atleti riescono a sollevare senza troppi problemi Big Show. Sono comunque molto forti e molto pesanti anche loro. Attenzione adesso, Booker T con la sedia. Barbie! Batista ha preso Barbie, ma Mankind si riprende quello che è suo, l'ammazza col filo spinato, detta anche Barbie. Sediata in faccia di Batista su Booker T. E attenzione, prova a usare Barbie Mankind mentre Big Show ha la schiena. Attenzione, una sleeper hold con Barbie su Batista da parte di Mankind. Big Show prende la sedia e viene colpito da Barbie. Sediata nell'addome da parte di Big Show. Un'altra mazza col filo spinato. Barbie 2 viene presa da Booker T. La lotta delle mazze col filo spinato. E intanto Big Show. Leg drop in faccia. Questo fa male. Sono 200 kg tutti sulla faccia. E intanto viene distrutta la sedia. Booker T distrugge la sedia in testa a Big Show, a Batista. Attenzione, adesso Big Show ha Barbie in mano. Ma Mankind ha l'altra Barbie in mano. Attenzione, doppio colpo di Barbie su Booker T, però non basta. Booker T ha preso la Barbie di... Oddio, sto parlando di... Attenzione. Attenzione a questa mossa di sottomissione di Mankind su Booker T e Batista con le sediate. E colpi di mazza di Big Show. Sediata all'addome e poi in testa a Booker T. Leg drop da parte di Big Show. E attenzione, di nuovo la mezza Lion Tamer di Batista. Ha battuto Big Show così. Ma non basta, assolutamente non basta. E attenzione a Batista che confonde Big Show. Attenzione, questa è una scazzottata generale. Tutti e quattro si stanno prendendo ammazzate, letteralmente. Soprattutto nel caso di Booker T. Barbie, attenzione. Big Show prende Barbie a Mankind, che l'aveva presa Booker T, che adesso... Ha rubato Barbie a Big Show e adesso ha fatto una sleeper hold con la stessa mazza. Attenzione, sediate di Batista. Batista usa la sedia. E intanto Big Show su Booker T. Attenzione, Booker T manda nel ring Big Show. Attenzione, nessuno si sta colpendo, stanno provando a colpire. Mankind rompe Barbie addosso a Batista. C'è l'altra mazza col filo spinato sulla barricata, potrebbe essere presa da un fan. E attenzione, bella clothesline da parte di Batista. E attenzione, tutti e quattro fuori dal ring. Sediata di Big Show su Batista. Sta provando a colpire gente con sedia. Attenzione. Mankind prende una quarta mazza di... Attenzione a... Booker T sanguina. Prova lo schienamento Mankind, ma viene fermato da Batista. Attenzione adesso Batista. Vedete il sangue sulla faccia di Booker T. Big Show cammina su Mankind. E adesso va su Booker T. Attenzione. Intanto... Batista continua a colpire la gente con la sua mazza dal filo spinato. E Mankind prova un back suplex, ma è evitato. Booker T a terra sulle spalle. E intanto Batista su Big Show. E Booker T su Mankind. Big Show prende una sedia. Attenzione. Intanto Booker T continua il suo comeback su... Sediata su Batista da parte di Mankind. E backbreaker su Booker T. Batista ha inquadrato Booker T. Attenzione, prende una 1, 2, 3. Troppo tardi. Batista ha schienato Booker T, il campione hardcore, e diventa così il nuovo campione hardcore.
grande vittoria da parte di Batista, che approfitta della lotta sul ring di Mankind e Big Show e schiena un Booker T che era praticamente morto fuori dal ring, la faccia una maschera di sangue, e adesso è il nuovo campione hardcore.